Amici contadini, buon pomeriggio. Fine luglio 2023, giornata abbastanza fusa. Vi aggiorno per quanto riguarda le lavorazioni nell'orto dei nonni. Allora, la recinzione finalmente è finita, ve la faccio vedere. È rimasto soltanto adesso da legare i due fogli, quello inferiore e quello superiore, per rendere tutto molto più stabile. La prossima lavorazione è quella di mettere il cancello all'ingresso, cancello che è stato fatto da mio amico e parente falegname. Ve lo faccio vedere, questo è metà cancello. E di modo che riusciremo a chiudere definitivamente la proprietà. Ho preferito farlo in legno in quanto soltanto un fatto estetico, cioè mi piace più il legno che un cancello fatto in ferro. Chiaramente adesso a questo cancello gli verrà dato due mani di impregnante, di modo che per salvaguardarlo dalle avversità della natura, acqua, gelo e tutto quanto, per far sì che comunque duri un po' più nel tempo. Anche i pali di castagno che ho messo nella recinzione, nella parte inferiore, quella che è andata sottoterra, ho usato il catrame liquido. Sempre per lo stesso motivo, per cercare di far durare più a lungo possibile questa recinzione. Il catrame liquido fa da un po' da camicia per quanto riguarda l'ingresso dell'umidità dentro al legno, e quindi chiaramente non sarà una recinzione eterna, perché il legno comunque tende ad infradiciare, però durerà molto più nel tempo. Vedete, adesso vi faccio vedere una cosa, mi sono avanzati un paio di pali e vi faccio vedere. Dunque, mi hanno consigliato di non dare il catrame fino alla punta, ma di lasciare la punta libera, di modo che l'umidità che è dentro al palo, trovando la punta libera, riesce a fuoriuscire, e di modo che il palo asciuga molto prima e quindi dura molto di più nel tempo. Stessa cosa farò con un pennello e darò lo stesso prodotto, lo stesso catrame liquido. Darò sulla parte superiore del palo, di modo che quando arriverà l'acqua troverà il catrame e non il legno, e quindi scivolerà lungo il palo per poi dispergersi nel terreno. Vi faccio vedere dove. Sulla parte superiore del palo di castagno. Bene, vi terrò aggiornati con altri video. Mettetemi un mi piace e iscrivetevi al canale. Buon pomeriggio.